La banda etica è il risultato di un laboratorio cinematografico tenuto presso la Casa Circondariale di Pesaro da settembre 2014 fino a dicembre 2015. È un laboratorio che ha coinvolto circa 15-18 detenuti che sono stati impegnati in tutte le fasi di realizzazione del film, dalla sceneggiatura fino alla realizzazione vera e propria. È un lavoro che si presenta abbastanza complesso per le tematiche e per i vari passaggi temporali. È il secondo cortometraggio che realizziamo nell'ambito dei nostri progetti cinematografici. Il primo è stato Futili motivi nel 2014 e adesso siamo arrivati al 2016 con La banda etica. La partecipazione dei detenuti è stata molto attiva e molto generosa, nel senso che sono stati coinvolti in tutti gli step della produzione e si sono occupati sia per quanto riguarda la sceneggiatura, sia per quanto riguarda la parte recitativa, ma hanno anche provveduto a ricoprire ruoli più strettamente tecnici, quindi microfonisti, ciacchisti, datori di luci, eccetera. Io ho partecipato al film che è stato girato nel carcere di Pesaro, è stata una bella esperienza, perché l'avevo presa all'inizio come un gioco, invece dopo mi sono medesimato nella persona e ho fatto un bel percorso facendo questo tipo di recita. Insomma, è stato un bel film, mi è piaciuto, e come personaggio pure ho fatto un direttore dell'associazione, è stata un'esperienza molto bella. Se c'è l'opportunità lo rifarei un'altra volta. Vi ringrazio. Yeah.